ecco casa tua, Patrick. My whole rock is covered in snail slime. I just had it cleaned when I moved in too. Quale trasloco? I know it's a very challenging situation, but could you stop yammering? I'm trying to concentrate. Sì, su come fregare tutti. Ah, sta maledetta. Sì, casa mia bella ora. Speaking of which, good news! I found that squiddy neighbor of yours. Just give me more jelly and your new cosmic costume will get you to him. Ok, qual è il nuovo costume? Oh no! Il cavernicolo! Maybe I'll just stay here and nap under my rock. Oh, sorry, Patrick. Balloons and heavy rocks don't go well together. Besides, we have to save Squidward! Fine! Esatto. Squidward owes me a nap when we find him! Nah! Look like I'm from the Stone Age! Direi sì. Da quella parte! Esatto. Sembrate due idioti insieme. E il portale è quello oltre la signora Puff, dove c'è ancora Re Gary che è strafatto di zucchero. Hold tight, Squidward. Your two favorite people in the world are coming to rescue you. Dirà qualcosa del tipo: era meglio restare qui. Andiamo. E ovviamente SpongeBob non ha le mutande. Patgar Manaka. Patgar Manaka. SpongeBob. No, Anche lui è cambiato. Ma parlare normale no, vabbè. Dio mio. Scappa. Non avevo capito. Corri. Livello Great Bandicoot, no. Non era previsto tutto questo. Corri. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Oh. Dio mio, che 360 incredibile che abbiamo fatto. Oh no. Ci sono... No! Ho fatto la curva troppo larga. Gli orsi mannari. Ma cosa successe? Volevo esattamente vedere cosa succedeva se investivamo il signor Crab. Mani. Molto divertente. Beh, almeno parlano di meno, dai. Oh no! No, bye bye. No, Squid, no, bye bye. Squidward, Banuga. Banuga. Ah, vabbè, dai. Come la... Ok, dimmi che è quello. Un grande sle... Ma scusami, ma non è la culata? Ah, il doppio salto, ok. Non era ben specificata la cosa, eh. Ecco qua. Finalmente potremmo attivare tutti i bottoni della zona precedente e farci un sacco di monete d'oro. Vai. Che è una bicicletta. E come ti combatto, di grazia? Guarda, un po' lo immaginavo. Vieni qua. Eh certo. Sbalzami via. Maledetto. Vabbè, onesto, combatterlo è abbastanza una cavolata, Credo che per quanto sia la dimensione, in realtà lui sia fin troppo semplice come nemico, onesto, Cioè puoi colpire sostanzialmente il terreno anche quasi a caso e comunque lo tirerai fuori. Mani. Pianta carnivora. Guarda, io onesto ho fatto questa prova perché pensavo di dovergli dare una panciata. Che ne so, magari mi faceva da trampolino. Ecco qua. Ah sì? Trado io la panciata, cretino. Allora, se non fosse che devo letteralmente rifarmi tutto il livello per trovare
tutte quante le monete d'oro che abbiamo lasciato in quello precedente. No, forse era due livelli fa, esatto, no, perché l'ultimo era Gary. Ci andrei anche. La verità è che al momento non ho proprio voglia e... tanto sicuro, sicuro, ci saranno altri potenziamenti più avanti nella stessa zona che non abbiamo preso l'altra volta e che quindi di conseguenza, a prescindere da tutto, ora c'è inutile fare. Fare qualcun altro? No. Tu bunga bunga. Devi scappare bunga bunga. Non c'è più Silvio, ragazzi. Non c'è più bunga bunga, mi dispiace. Aspetta. No! Non mi ha preso il doppio salto. Ci arrivo, ci arrivo. Eccoci qua. Ah, di nuovo, mi ha fatto la stessa minchiata di prima. Vabbè, qua non si sono neanche sforzati di nasconderlo, onesto. Ecco qua. Ah, ma io posso fare anche la cosa anche in volo. Dove sei? Trofeo guadagnato. 10.000 gelatini in 6 ore. Dobbiamo cercare il cane e anche le monete d'oro. Ma è una cavolata, è una cavolata lui. Sembra il più pericoloso di tutti. Ah, forse perché non ti fa vedere dove si trova. Forse il primo incontro ti faceva vedere l'icona. Qua non più. Chi è che sta sputando? Ah, è il vulcano, ok. Comunque sono d'accordo a chi diceva che questo gioco rispetto agli altri non è bellissimo. O meglio, nel senso, non è brutto. Il problema è che messo a confronto con gli altri è un po' povero. È molto veloce, molto sbrigativo, molto continua e rifai la stessa zona più di una volta, cioè... Vai via. Torna dentro tu. Ehi. E il problema è che non posso... Esatto. Qualcun altro? Certo che c'è qualcun altro. Ecco qua. Niente più minion. Ancora uno. Preso. Ancora un colpo. Ancora uno. Dai, dai, dai. E bombe, bombe, bombe. Ancora un colpo. Forza, bravo. Francone. Ecco qua. Ta-dan! Aha, volete mordermi, eh? Vorreste dare un bel morso a questo culo quadrato, eh? Ma se io scendo qua, che è più o meno lo stesso trucchetto che avevano fatto anche in Battle for Bikini Bottom. Ehi. Ok. 3, 2, 1 e vai. Corri SpongeBrot. SpongeBro. Corri. E Uga Jelly. Vediamo, vediamo, dai. Ma niente, le gelatine, se le prendiamo bene, se non le prendiamo, amen. Ed eccolo qui, prima moneta d'oro. E ora possiamo proseguire. Comunque dicevo, Battle for Bikini Bottom non è per niente brutto, anzi è veramente fatto bene, non mi dispiace. È open world, passatemi il termine, come questo, ma comunque diviso in sezioni. Molto meglio il film di SpongeBob, che è diviso a livelli. Io preferisco queste cose perché mi semplificano poi il modo di dividere gli episodi anche sul canale. Squiddy preistorico. Ah, due in un colpo, bravo. Ma dai, l'hanno catturato. Uga Jaga. Esatto, è andato a salvarlo. Crollato tutto. E Tobaga. Tobaga. Come fare roccia rotolante? Ah, ok. Sali sulla roccia e muoviti. Roccia rotolante. Ma esatto, se io tipo
vado qua. Fermo. Vai su. Sta marea di formaggio fuso. Ecco. Perché questo non è lava, questo è... questo qui è cheddar. Non stiamo neanche a mentire. Vai, salta. Grazie, madonna mia, la velocità. L'emozione di questo momento. Pronta. Forse dovevo smontare un po' più avanti. No, per culo culo ce l'abbiamo fatta. Qua invece abbiamo giro libero. Medusa blu, eh. E come lo svegliamo questo? Cattura le meduse per risvegliare. Ok. Ah, posso colpire mentre sono sulla roccia. Allora, vieni qua. Fatto. In sostanza sta parte è, vai in giro, prendi le meduse e poi... Quanto mi fa ridere il fatto che i cubotti si lanciano all'interno della lava. Porca miseria, c'è quello che spara. Presa. Meglio muoversi. E niente. Vai via. Ho bisogno di una cura, grazie Patrizio. Allora, vorrei riuscire a lanciarmi là. Preso. Presa. Non riesco, esatto. Ecco qua. No. Madonna mia, che culo. Becca di questo. E becca di questo. Oh, ok. Almeno siamo sopravvissuti, dai. Proseguiamo. Medusa. Cacciatore di medusa. Ah, faceva parte anche questo della missione, eh. Presa. Ce ne mancano due, una è lì e una sarà da quelle parti. Quindi tu sei la penultima. Appena riesco a girare, ecco qua. Ce ne manca una sola, che è là sopra. Eccoci qua. Colpa sorpresa. Vieni qui. Presa. Sì. Andate ad attaccare. Watch out. È apparso. Ma perché sono qua ora? Il vermone gigante sarà ancora lì? Sì, ed è ancora qui con noi. Forza vermone. È il nemico più semplice fra tutti quelli grossi, diciamo. Perché tanto lo vedi arrivare, forse fra le ondate, oh, può essere difficile. Ma quando c'è solo lui, lo vedi arrivare, aspetti, fai un doppio salto, puff, colpito. E ora possiamo finalmente proseguire. Patrick, mi prendi quel paio di mutande o ci penso io? Ci penso io. Ecco fatto. Oh, aspetta Patrizio. Cosa abbiamo qui? Un'abilità che ancora non abbiamo, ma pensa un po'. Che tra l'altro quell'abilità mi sa che l'ho vista anche nel mondo del cinema, se non ricordo male. Cic, 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 cic. E Patrick è ancora luminoso. La madonna, sì. Ma scusami, ma mi fai tutta questa animazione e poi mi fai trovare fermo qui? Ma fammela direttamente che sto già cadendo, no? Fai una roba unica. Ecco, vedi, anche per questi piccoli dettagli gli altri due giochi erano tanto meglio. Poi, io lo ripeto, prima del gioco del film, i giochi di SpongeBob, a parte Chuck si gira, non li avevo mai giocati. Oh, questi mi lanciano i sassi. E quindi non so se di conseguenza fossero tutti bene o male simili a modo loro. Attento agli orsi. Di qua. Arca miseria. Ecco qua. Però il gioco del film è tanta roba. Ma anche solamente i giochi tipo quelli lì con Timmy Turner, Danny Phantom e simili. Non so come siano. O ce n'era un altro, l'attacco dei toy robot, dei toy bot.
Anche quello non so come sia. Ce n'è un altro, quello lì dell'olandese volante, se non ricordo male. E uno di Atlantide, ma non mi ricordo il nome. E tra parentesi, quei giochi non sono sicuro al 100% che esistano anche in italiano. Forse sì, forse no, forse lo sapete voi meglio di me come al solito. Ecco qua, dai, questa parte è facile almeno. Curva, curva bene. E adesso riapparsi i cubetti. E Uga Jelly. Ecco qua. Tra parentesi, anche se in inglese, c'è un gioco sempre per PS2 che vorrei portare. Questo è un piccolo segreto e ci voglio arrivare. Che c'era una roba simile anche in Battle for Bikini Bottom, che tu dovevi prendere un trampolino per trovare tutti i collezionabili del livello. E guarda caso, anche qui era la stessa, era la stessa roba. Aia. E infatti,